Ciao a tutti da Stefano Subtech, questo è un video girato dal Galaxy S8 in risoluzione Full HD a 60 frame. Ora proviamo lo zoom. Siamo a 4,5x. Proviamo a zoomare massimo 8x, ovviamente zoom digitale, quindi sgrana. Torniamo allo zoom standard. Provo a muovermi. Siamo in condizioni di luci e ombre, sono le 19:30, provo a mettermi contro sole. Così vediamo come gestisce appunto la luminosità. Torniamo indietro. Ora voglio provare la messa a fuoco su. Devo dire che è veloce, ma non velocissima. Proviamo su un altro soggetto. Ora giro il telefono e mi autoriprendo. Sto testando da ormai 3 giorni questo Galaxy S8, venendo da un iPhone 7 Plus, e vi dico che ormai la differenza si nota quasi per niente. È solo ormai una questione di scelte, di gusti, di sistemi operativi. Non è più come qualche anno fa che Apple deteneva il record di fluidità o di potenza o quello che volete, e ormai questi Android hanno raggiunto un tale livello di prestazioni, di fluidità, di integrazione o di completezza generale che anche ad un amante di Apple come posso essere io non fanno rimpiangere un dispositivo Apple, un iPhone appunto. Devo dire che mi ci sto trovando davvero molto bene, le funzionalità sono tantissime, quindi sappiamo che con Apple l'unico limite è quello di non avere tanta libertà di impostazioni, di personalizzazione del telefono e tante altre magari possibilità di condivisione che qui su Android sono molto più aperte, più semplici da effettuare. Ovviamente, ripeto, è una questione di scelte ormai di sistema operativo. Devo dire che sono entrambi ormai molto molto maturi, quindi qualunque scegliate, cadrete in piedi, vi troverete tranquillamente bene. E questo S8 mi sta piacendo davvero tanto, attualmente è il mio telefono principale, e continuiamo con la ripresa in Full HD. Anzi, mi ci fermo su questo controluce del monumento al marinaio. Magari effettuiamo qui un altro zoom sulla Madonnina. E con questo vi saluto e vi rimando alla prova completa tra qualche giorno. Rimanete connessi sul canale di Stefano Subtech.